Ed eccoci ritornati ancora nello studio di Tele One in occasione di questo speciale Expo Cook, perché con Fabio Sciortino naturalmente abbiamo un personaggio che ti faccio presentare perché ci tiene in modo particolare. Ma il personaggio ha veramente, c'è poco da presentare, perché è il maestro Iginio Massari, conosciuto in tutto il mondo, un'eccellenza italiana, e per noi è stato motivo di orgoglio averlo qua come special guest, come nostro ospite oggi, e sta deliziando tutti veramente con fotografie, autografi, dispensando consigli ai ragazzi veramente delle scuole che sono qui presenti in massa, perché quello che dicevi al maestro, la cosa bella è che è amato da tutti, da grandi, piccoli, bambini, veramente tu, chiunque conosce il maestro Massari, la sua bravura, la sua simpatia, e quindi veramente per noi è motivo di orgoglio oggi averlo qui con noi. Ecco maestro, un suo giudizio intanto sulla Sicilia. Beh, dare un giudizio sulla Sicilia è un po' ridotto per me. Sono a Palermo, la conosco bene la Sicilia perché ho avuto parecchi ragazzi a lavorare da me. È un'isola che è baciata dal sole, ma è baciata anche da un sacco di gente che vuole emergere, e questo qua è molto positivo. Ho visto i ragazzi qua che sono molto interessati, e anche questo qua vuol dire che la Sicilia in questo caso è vincente. E mi sono rimasto sorpreso del campionato mondiale della pizza, ma di tantissime altre cose. Questa iniziativa senz'altro fa onore a Palermo e alla Sicilia intera. Grazie a uomini che ci mettono la faccia e che ci mettono anche un sacco di tempo, senz'altro che hanno la fortuna di avere anche la politica che li accompagni, perché queste cose da soli diventa un po' difficile da farlo. Avete una struttura che senz'altro quello che diciamo nel contorno di Palermo è un granellino di sabbia, però qua tutti quelli che hanno le attività trovano qualsiasi informazione, qualsiasi innovazione, sia nei prodotti di base sia che nella tecnologia. Diciamo che è una fiera che è al terzo anno, mi sembra. Ottavo, ho sbaglio anche con questo. E ogni anno senz'altro farà un passettino di più, ma la volontà di farla diventare forte e frequentata da un sacco di gente, perché è strapiena, direi che è il giusto successo che meritano gli organizzatori. Maestro, è ovvio che tanti ci seguono in Sicilia, tanti appassionati, tanti professionisti, tanti operatori. Qual è l'ingrediente per raggiungere il suo successo? Allora, prima di tutto bisogna avere competenze. Le competenze si acquisiscono col tempo. Bisogna avere lo spirito dell'innovazione, perché la tradizione va bene, ma noi viviamo adesso, non mille anni fa. Perciò i prodotti che si fanno devono essere concepiti con quello che la gente desidera mangiare. Terza cosa, che non è l'ultima, ma è la prima, fare le cose buone. Se non si è capaci a fare informazione, vuol dire che il tuo prodotto te le mangi. E bisogna interpretare quello che piace alla gente, e poi bisogna essere capaci a fare un'informazione corretta, che non bisogna raccontare frottole, perché oggi con i telefonini se racconti una frottola dopo 2 secondi lo sanno tutti. Un'ultima cosa che mi interessa in modo particolare, credo che interessi a tutti i telespettatori: il prodotto tipico siciliano che lei metterebbe sempre nel suo piatto. Senz'altro ci sono dei prodotti che metterei e dei prodotti che non metterei, per il semplice motivo che la Sicilia è Italia, è vicino all'Italia, ma ogni regione ha le sue tradizioni nel gusto, e non è così facile fare questi scambi.
per il semplice motivo che noi mangiamo sempre la nostra infanzia e la nostra infanzia rimane lì, sempre presente. È più facile mangiare una ricotta vaccina in qualsiasi parte del centro o nord Italia, mentre è più facile mangiare una ricotta di pecora o di capra in Sicilia, perché fa parte della cultura siciliana. Grazie maestro per questo suo contributo e speriamo di rivederla spesso. Grazie. Ogni anno qui all'Expo Cook. Grazie a voi, grazie alla Sicilia intera e viva questa manifestazione.